Buonasera e benvenuti al TG7 Basilicata. Apriamo questa edizione partendo dalla cronaca. Una donna è stata trovata senza vita questa mattina in via Fontanelle a Rio Nero. Dalle ultime notizie si apprende che la 59enne è stata investita dal furgoncino che lei stessa stava guidando. Pare infatti che sia scesa dal mezzo e che questo l'abbia accidentalmente travolta. Resta in ogni caso da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti carabinieri, sanitari del 118 e vigili del fuoco. Seguiranno naturalmente aggiornamenti. Andiamo avanti con l'informazione. Ecco, il presidente del Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti, Piero Rinaldi, esprime soddisfazione per l'apertura al pubblico dal 1° settembre 2020 dei campi sportivi e dei palazzetti dello sport regionali, seppur con regole restrittive. Qual è il numero degli spettatori, il loro distanziamento e l'uso dei mezzi di protezione individuale, misurazione della temperatura e da reazione dei locali al chiuso. È un grosso passo in avanti verso una normalizzazione nel mondo sportivo dilettantistico che deve essere accolto con un certo ottimismo, ma anche con grande senso di responsabilità, perché il Covid-19 non è sconfitto e ancora ci preoccupa, afferma Rinaldi. Il mondo dei dilettanti attende fiducioso altri provvedimenti successivi, altrettanto importanti, quali i protocolli sulla gestione delle persone ammesse nel recinto di gioco, degli spogliatoi e servizi igienici, e la sistemazione delle panchine per i calciatori di riserva e degli accompagnatori. Andiamo avanti. Sul sito della Regione Basilicata sono stati pubblicati due elenchi dei beneficiari che hanno presentato domande in attuazione dell'avviso pubblico Fondo Perduto alle microimprese. I soggetti beneficiari sono complessivamente 933, per i quali sono già stati predisposti provvedimenti di impegno e liquidazione ad oggi per complessivi euro 1.188.000. L'avviso pubblico è una misura straordinaria, ovviamente di sostegno pubblico e soprattutto finanziario, forfettario, che è volta a sostenere le piccole realtà produttive regionali che più di ogni altra, a causa dell'emergenza Covid-19, stanno subendo gravi danni economici. I vigili del fuoco di Potenza domenica sono intervenuti a Filiano per l'incendio che ha riguardato un capannone. Arrivati in contrada Luponio, si sono trovati di fronte appunto a questo capannone che era il ricovero di animali e deposito di vario materiale completamente avvolto dalle fiamme e parzialmente crollato. L'opera di spegnimento è servita maggiormente a contenere l'incendio, soprattutto la propagazione a strutture adiacenti al capannone. Andiamo all'ultima notizia, il premio come miglior film della tappa satrianese di Cinema da Mare 2020 va al regista Luca De Benedetto, di nazionalità italiana, con l'opera Due misure. Nella suggestiva arena di Piazza Bamonte, circondati dai murales che narrano le leggende della tradizione satrianese, davanti a un pubblico fatto di cittadini e filmmaker, si è consumata l'ultima serata di attività della carovana del campus itinerante, che per la prima volta ha scelto il comune del Pietrafesano come quarta tappa di Cinema da Mare. L'intero periodo però è composto da 11 settimane, quindi 11 mete diverse. Come il pubblico presente ha potuto constatare, si è trattato di un periodo di produzione particolarmente intenso, con un risultato finale assolutamente eccezionale, tant'è ecco che si ringrazia anche l'attività di partecipazione dei giovani artisti satrianesi e gli attori della locale compagnia teatrale Petra e del suo presidente Antonella Iallorenzi. Per questa sera è davvero tutto, io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento domani.